Sera. Allora, oggi esce in tutte le sale d'Italia, di tutto il mondo, esageriamo, Italia. Per 2 anni e mezzo, che cosa c'è così? Ah, una pizza, la metto qui, che dolore. Assolutamente no. Esce a Natale di sposo. Allora, però non esce a Natale, c'è stasera, eh? No, c'è stasera in tutte le sale d'Italia. E perché questo titolo? Perché il Natale è una festa straordinaria, una festa ormai, una ricorrenza che da millenni esiste e ne esisterà per altri millenni. E invece il matrimonio è un'altra festa, una grande gioia, perciò metti il Natale insieme al matrimonio, patapam, è proprio veramente una grande gioia, capito? Senti, allora ripetiamo il cast di questo film, perché poi c'è uno strano collegamento tra Natale mi sposo, il Natale e Sabrina Impacciatore, poi ve lo spiego, mi è venuto in mente adesso. Vi conoscete? Ci siamo conosciuti. Prima di entrare, se riconosci le reazioni. Ci siamo conosciuti sul set di Muccino. Ah, sul set di Muccino? Sì, io non sono venuto, però. Con Muccino abbiamo fatto Life is Now, tac, perché noi facevamo anche quella, la pubblicità. No? Ah, sì, è vero. E allora io facevo il testimonial della Vodafone, e allora io c'ho... Vodafone è una parola che ha detto lui, noi ci dissociamo completamente, che siamo, se vuole chiamare un'altra compagnia telefonica, chiamala Timofo. E quindi, allora io ho tirato questo, Life is Now, allora io, ti tacco, fallo, è diventato lo slogan. Senti, io vado. Chi c'è? Io vado. Tutti i napoletani, ragazzi, mi raccomando, andate. Ah, poi tra l'altro io domani sera vado a Lioni. Dove? A Lioni, a presentare il film a Lioni, al cinema di Lioni, un cinema eccezionale. Lioni, ah, in provincia di dove? Di Avellino. Di Avellino, a Lioni. Avellino. Fai tutta la presentazione nei vari cinema. Ma tu sai che io ho fatto un tour promozionale in tutta Italia, ci ho messo un mese, ho girato l'Italia per il lungo, per il largo, per da tutte le parti, nelle multisale a fare la promozione al film, ed è stata una cosa straordinaria. I bambini, i ragazzi, i papà, i nonni. Sei nonno poi, Massimo, no? Quanti nipoti c'hai, Massimo? Uno. Uno solo, come si chiama? Massimino, eh? Sì. Ah, come nonnino! Quanto hai pagato per studiare? Non ho detto quello, però una cosa curiosa, Massimino, sì? Quando era più piccolo, adesso era presidente del Quando aveva 5 anni, 4-5 anni, io entravo, insomma in casa lui vedevo un film, che, ciao nonno, ciao, che cosa stai facendo? Sto vedendo un film di Massimo Volta. Parliamo di Sabrina e da Ricci stasera, sì, del film di Massimo. Tu hai detto che va a Lioni, ma non è che Lioni si è addormentato? Lo Lioni si addormentate, mai più lo lascerò. E che guardi di qua il Lioni, a Lioni lo lascerò. Tu pensa che quando... Pensa quando io facevo Mago e Napoli in televisione, 30 anni fa, io insieme a Teocoli, io facevo la televisione, facevamo gli scherzi, quello che poi diventavano dei drive-in, eccetera, eccetera. Facevo Mago e Napoli. Allora io facevo la prefazione, dicevo, oh cari miei, io sono il Mago di Napoli, adesso lo faccio l'oroscopo dalla settimana. Oh! La settimana è un po' particolare, ma perché c'è sta? Chi sta Urano e chi sta Plutone? Ma sono 3-4 giorni che Urano guarda Plutone. Plutone si riguarda Urano. Urano riguarda Plutone, Plutone se riguarda Urano, a un certo momento Urano fa Plutone, ma ci continui a guardare. Ovviamente torniamo qui tra pochissimo.